Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Show Show. Siamo tornati con Hogwarts Legacy e occhio alla penna, perché oltre alla puntata delle 19:15 oggi troverete anche uno shorts alle 9:30. Ormai appuntamento fisso, se non ce l'avete segnatevelo. Ma siamo pronti a riprendere la nostra avventura. Nelle ultime puntate ho dovuto, forza di cose, un po' modificare l'ordine delle missioni che avevo fatto rispetto al reale ordine cronologico di quando l'ho registrate. Che ha detto? Non ti preoccupare, ho capito io. Perché mi è capitato di dover anche un po' limare alcune puntate che erano un po' vuote, secondo me. Ma comunque, non vi preoccupate, oggi riprendiamo con le prove, quelle legate alla magia antica. Dobbiamo andare a parlare con la vecchia Fitzgerald, che era una, è stata preside della scuola di Hogwarts, credo l'ultima dei custodi. Ce ne dovrebbe stare ancora un altro, ma quello col turbante, che spero che il turbante non sia per la sua natura, se no bisogna tryhardare. Vabbè, no, non c'è, c'è lei, andiamola a fare. Ma prima ragazzi vi mostro una cosa che vi ho già mostrato negli shorts, ma questo lo vedrete bene. Guardate cosa sto indossando, quella che secondo me è la veste più bella del gioco. Questa è l'antica uniforme di Grifondoro. Guardate che bella. È tutta tipo mezza pagliettata, ma guardate la cosa figa. Reagisce alla magia. Oggi saremo super swag. Per farla c'è tutta una missione secondaria, pure piuttosto lunghetta, perché bisogna trovare tutte le chiavi di Dedalo, che per chi non se lo dovesse ricordare sono quelle chiavi con le ali che vediamo in Harry Potter, nella pietra filosofale. Bentornato, sì. Allora, in attesa che Sebastian ci chiami, noi siamo tornati alla sala delle mappe per fare appunto la sfida della professoressa. Però vedete, qui manca ancora qualcuno, quindi immagino che ci sarà anche il quarto. Lui si tocca sempre il pacco, lui si tiene sempre l'avanza. Vediamo un po' la Fitzgerald che dice. Non c'è Fig, però. Salve, professoressa. Ho delle novità. I Goblin sono alla ricerca di un altro deposito, credo. Hanno costruito delle trivelle per essere più rapidi. È una vera disdetta. Questi depositi sono come il contenitore rotto che ho trovato nel castello di Rookwood? Sì. Non abbiamo altro tempo da perdere. Guarda la mappa. Fortunatamente, la prossima prova è vicina. È a Hogwarts. Come sai, ai miei tempi ero preside. Il mio ritratto è appeso in quello che fu il mio ufficio. Infatti, ero lì quando il professor Black è venuto a sapere del tuo arrivo. Mi chiedevo che tipo fossi. Un attimo. La prossima prova è nell'ufficio del preside. Sì. Speravo che, quando sarebbe stato il momento, l'occupante di quell'ufficio ci avrebbe dato aiuto. Sfortunatamente, l'attuale preside sembra interessato solo a se stesso. Dovrai accedere al suo ufficio mentre è assente. Capisco. Molto bene. Troverò il modo di entrare. Bene. Ci vedremo al mio ritratto, allora. A presto. A prestissimo! Dunque, andiamo nella sala, nello studio del preside Nigellus Black. Ricordo sempre avo di quello che sarà Sirius Black. E poi se... Come faccio a entrare nell'ufficio del preside? Forse il professor Fig saprà che fare. E come fai? Fai così, te... Revelio! Ti metti la... Ci mettiamo... Diventiamo invisibili e via. Credo che sia l'unica. Una cosa che sono riuscito a fare mentre giravo qui per Hogwarts, grazie al livello 2 di Alomora, è stato quello di entrare nella stanza del professor Fig. E anche in quella della professoressa. Alium, ma vabbè, questa è un'altra cosa. Ma aspettavo di più. Nella stanza del professor Fig ho trovato delle lettere. Una lettera per Fig dal ministero, che sostanzialmente la butta un po' in caciara qui il tipo del ministero, il ministro della magia addirittura. Dice, sì, no, ma non ti preoccupate, i goblin, sì, ci pensiamo. Ma adesso è più importante pensare al Quidditch, alla Coppa del Mondo. Vieni che ti do i biglietti per vedere la finale di Quidditch. Insomma, la butta in caciara. Ora però, penso di aver capito, ditemelo sotto nei commenti, che il ministero fosse anche un po' in combutta con Rootwook e... Diciamo, non è che appoggiasse questa ricerca dei Goblin, però, insomma, l'ha un po' coperta. Lo stesso
Nigellus, lo stesso Black. Ricordate quando ha sentito parlare dei goblin? Sì, ma tu ancora che pensi ai goblin? Lascia perdere. Secondo me stanno cercando di coprire un qualcosina. Però niente che ci possa ricondurre alla natura reale del nostro personaggio, no? Non vi sembra un po' una... non dico occasione persa, però per il momento c'è molto mistero. E io l'avrei affrontata subito, cioè... ok, sì, vediamo la magia antica. Sì, ok, quello che te pare, ma chi siamo noi? Professor Fig, i custodi mi hanno mostrato dove si trova la prossima prova. È cambiato qualcosa? Lodgok e io abbiamo appreso che i goblin stanno cercando un altro deposito, come quello che abbiamo visto nel castello di Rookwood. E che stanno costruendo delle enormi trivelle per velocizzare la ricerca. La professoressa Fitzgerald sembrava molto preoccupata. Capisco. È chiaro che Ranrock sa più di quel che credessimo. Professore, c'è dell'altro. Lodgok conosceva Miriam. Conosceva Miriam? Si incontrarono al castello di Rookwood. Lei era là per delle ricerche. Ed è lì che trovò il contenitore con la passaporta. Gli piacque così tanto che le lasciò il contenitore, nonostante gli ordini di Ranrock. Non so che dire. Sapeva ingraziarsi praticamente chiunque. Vorrei saperne di più e in effetti mi piacerebbe parlare direttamente con Lodgok. Tuttavia, non è questo il momento. Dov'è la prossima prova? Che lei ci creda o no, si trova nell'ufficio del preside. Incredibile. Molto bene. Ti servirà la parola d'ordine per superare il gargoyle di pietra. Puoi chiederla all'elfo domestico del preside. Non conosco l'elfo domestico del preside. Chissà se parlerà con me. Immagino gli sia molto fedele. Sì. Perciò ti servirà un travestimento. E ho proprio ciò che fa al caso nostro. Una pozione polisucco. Sembrerai tale quale a Black. Un attimo. Non è necessario un qualcosa della persona in cui ci si vuole trasformare? E non è lunghissima da distillare. Esatto. Quindi come fa ad avere già la pozione che trasforma nel professor Black? Sono un uomo previdente. Diciamo solo che sentivo di dovermi preparare a qualsiasi evenienza dopo la mia infruttuosa visita al ministero per suo conto. Comunque, non c'è tempo da perdere. Bevila e ti spiegherò tutto. Ci fidiamo? Ragazzi, la pozione polisucco! Mi sa che proprio qualche puntata fa stavo dicendo, ma chissà se vedremo mai la pozione polisucco. Quella che trasforma... Eccoci qua... Come ti senti? Benissimo, bella, anche bellissimo. Se non dimenticherò quel sapore tanto presto. La voce com'è? Convincente. Mi sono preso la libertà di trasfigurare i tuoi abiti. Come già detto, dovrei farti dare la parola d'ordine da Scroop, che può trovarsi ovunque nel castello. Cerca la professoressa Kogawa. Ultimamente sta assillando quel povero elfo col Quidditch, nella speranza che convinca Black a cambiare idea. Per ora non ha funzionato. Capisco. Ma che faccio se Black mi vede? Lascia che ci pensi io. Gli dirò che dobbiamo incontrarci a Hogsmeade con un contatto del ministero. Questo ti darà tempo. Grazie, professore. Ci rivediamo alla sala delle mappe, allora. È molto strano sentirsi ringraziare dal professor Black. Ci vediamo là. Ora devo trovare l'elfo domestico del preside. Fermi tutti, ragazzi! Siamo diventati il signor Black. Sarebbe bello, ragazzi, se la pozione polisucco potesse anche renderci, no? Veramente quel personaggio che... Aspetta, Sebastian. Vediamo se Sebastian reagisce a noi. Capirai, Sebastian sta a guardare il vuoto, sta a pensare a tutto quello che deve fare. Oh, a parte, Sebastian, ci devi insegnare... ci devi insegnare... La vada che d'avra, siamo arrivati, ragazzi. Ci manca l'ultima maledizione senza perdono. E a proposito di maledizioni senza perdono, se ci dovessero beccare... Può dedicarmi un minuto, professore? Professore, cercavo proprio lei. Oh, io sono molto occupato, professor Sharp. Molto occupato. Certo, signore. È solo che lei mi aveva chiesto una pozione particolare e io... Io? Ah, è vero. Sì, sputi il rospo, Sharp. Non ho tutto il giorno. Forse... è meglio non parlarne qui, signore. Oh, davvero? Perché non possiamo parlare di pozioni qui? Non vedo dove sia il problema. D'accordo.
Ho pronta la pozione scacciabrufoli che mi aveva chiesto. Posso portargliela in ufficio quando vuole. Ma certo, sì. Non c'è bisogno di fare tanto i misteriosi. Me la faccio consegnare da uno studente. Da uno studente? D'accordo, se è questo che vuole. Insisto. Grazie, Sharp. Spero ne abbia preparata abbastanza. Ho parecchi foruncoli. Ora devo decidere a chi affidare questo poco appetibile incarico. Che schifo. Però non è la cosa più schifosa, se pensate che magari... Mastichi con la bocca aperta? Chi ti ha insegnato l'educazione? What? Se pensate che se pescate la caramella... Non passo un giorno senza chiedermi per quale motivo io abbia accettato questo incarico dal ministero. Cosa vorrà mai il presidente? Ammazza quanto chiacchieri però, Mike. Non riesco a fare le battute. Weasley, che ci fai qui? Non hai altro da fare altrove? Ah, professore, sì, certo. In questo momento preferirei essere in qualsiasi altro posto. Ha bisogno di me per qualcosa? Sto cercando il mio elfo domestico. Lo avrai visto sicuramente. Il piccoletto con le orecchie grandi? L'ho visto che si dirigeva verso la sala grande. Borbottava qualcosa sulle sue lodevoli qualità. Ti tengo d'occhio, Weasley. Il signor Redding di Mielandia mi ha detto che gli sono scomparsi alcuni pungiglioni di Billywig, un ingrediente centrale per le pozioni, e so che tu ti ritieni un pozionante esperto. Eh? Ma, signore, non mi sono nemmeno avvicinato a Mielandia. Glielo... Bah, ho sentito abbastanza. Ricorda solo che ho occhi e orecchie dappertutto. Ora va pure, Weasley. Ma perché gliel'hai detto? Scusami, cioè, non serviva. Dicevo, ragazzi, se beccate una delle caramelle tutti i gusti più questa uno... Questa cosa finisce dritta nel mio diario. Potreste mangiare pure dei brufoli, insomma, niente di nuovo. Ah, come noterete, noi siamo d'inverno e ci sono gli addobbi. Ci sono gli addobbi di Natale. Hogsmeade è addobbata a festa. È una roba incredibile, ragazzi. Cioè, sto gioco è curato da un punto di vista proprio maniacale. È assurdo, davvero. E credo che quando... In questo momento non ho tempo per voi. Proprio per niente. Fatevi da ecco, parte. Ecco, vedete? C'è l'albero di Natale. Probabilmente ci potevano essere anche le zucche. Come vanno le cose? Ah, in Faustus. Cosa stai facendo qui? Gaunt! Dove credi di andare? Mi scusi, signore, mi sto semplicemente recando all'esterno. Ti sei preso un giorno di vacanza, eh? Voi studenti prediligete l'ozio. Io devo ancora scrivere 50 centimetri sul dittamo e i suoi usi. Mi stavo dirigendo alla serra. Ah, sì, miscelandolo con il pus di Bubotubero si ottiene un'ottima pomata per i baffi. Sì, per i baffi, a mio parere. Si sente bene, signore? Ha un aspetto un po' strano. Ti assicuro che sto benissimo, Gaunt. Se mai avessi bisogno di un consulto medico, non esiterò a recarmi al San Mungo. Se dovete parlare con me, prendete appuntamento con i miei segretari o... Professore, permette una parola? Professor Black, non è troppo tardi per riconsiderare la sua decisione a proposito del Quidditch? Potremmo tenere comunque le prove e disputare una stagione più corta. Sempre meglio di niente. Ma pensi all'infortunio, Madama Kogawa? Professore, è capitato a molti studenti di prendersi un bollide in testa, ma tutt'al più questo li ha fatti rinsavire. E si sono ripresi perfettamente. Se questa volta è successo a un puro sangue, beh, non è un buon motivo per... Che assurdità! La salute di uno studente è molto più importante di uno stupido gioco. Uno stupido gioco? A volte lei è davvero impossibile, signore. Ho una mezza idea di segnalarla all'ufficio per i giochi e gli sport magici del ministero. Che paura. Faccia pure. Allora, la cosa bella di usare la pozione di succo è questa, no? Noi siamo in tutto e per tutto quel personaggio, ne possiamo decidere le sorti nel bene e nel male. Ora, prima di questo momento, pensavo che un'altra occasione persa poteva essere proprio l'interazione con il signor Black, che poteva essere un personaggio che poteva mettere molto di più i bastoni tra le ruote al nostro protagonista. Ci sta, no? Cioè, nel senso, è considerato, come detto, uno dei peggiori, meno stimati presidi di Hogwarts e... non sarebbe saggio. Faccia pure. Buona idea. Dovesse servirle una pergamena, venga pure da me. Ora, dov'è il mio elfo? Una
Pergamena? D'accordo, lo farò e con piacere. Quanto a Scrupp, l'ho visto nella sala grande. Sembra che mi eviti. Mi chiedo perché. Buona giornata, Madama Kogawa. Madama Kogawa, che vi ricordo essere stata una dopata di fortuna liquida. Va bene, andiamo avanti. Cosa abbiamo fatto per meritarci un preside come lui? Vabbè, Kogamu, perché ho vietato il Quidditch. Voglio dire, levatevi di torno, piccole pesti. Quidditch, ragazzi, che ho sentito potrebbe tornare in un DLC, cioè prima o poi lo metteranno. Secondo me, mo, pensandoci bene, il volo è figo. Adesso che l'ho padroneggiato è figo. Però è pure vero che rendere il gioco del Quidditch ludico è un po' difficile. Qualcuno ha visto il mio specchio con l'impugnatura da body? No, figurati. Professore, devo parlarle. Oh no. Salve, professor Blake. Oh, professoressa Weasley, che immenso piacere vederla. Signore. Ah, visto che ci siamo, mi chiedevo se potessimo parlare un attimo del professor Fig. Oh, molto bene. Ho deciso di concedergli più libertà col suo tempo. Più libertà, professore? Ritiene sia saggio? Sono preoccupata per i suoi studenti. Già lo si vede di rado a scuola. Ah, se fa cazzacci suoi il signor Fig, eh? Ah, beh, sì. Si sta occupando di alcuni affari ministeriali per mio conto. Capisco. Ma, signore, se posso, credo che il nuovo arrivo del quinto anno stia trascorrendo troppo tempo lontano dal castello per conto del professor Fig. Mi sono giunte voci allarmanti sulle loro avventure. Pare si siano intrufolati nella foresta proibita e abbiano perfino affrontato Ranrok, Rookwood e compagnia. Cosa? Cielo, non può credere a tutto ciò che sente, professoressa. No, no, non mi sembra proprio il caso. Voglio dire, terrò d'occhio io, Fig. Lei continui così. Sta facendo un lavoro meraviglioso, davvero meraviglioso. Beh, ecco, io la ringrazio, ma sarei lieta di indagare bene, su... Bene, bene, è tutto, Weasley. Voglio dire, professoressa Weasley, buona giornata. Ma fatti i cacchi tuoi, come direbbe un certo... Un lavoro meraviglioso? Più libertà per il professor Fig. Oh, non lo capirò mai, quell'uomo. Allora, io pensavo che lei ci avrebbe sgamato, questo perché... Questo dovrebbe dare un po' di respiro al professor Fig. Esatto, però almeno abbiamo capito qual è l'intento del nostro Mike, cioè fare un colpo al cerchio, uno alla botte, cerchiamo di darci un po' più di libertà. Oh, ma quello del quinto anno, ma lascialo perdere. E intanto notate la bellezza di questa stanza adesso, nevica. È un peccato, ragazzi, perché che non ho fatto caso, tutto il periodo invernale, cioè scusate, autunnale, dovrebbero esserci state le zucche di Halloween. Sarebbe stato figo passare qui a vedere com'era. Veda che fantastico lavoro ha fatto Scrupp. Scrupp! Oh, oh, ma tu non c'hai un orecchio. Scrupp! Salve, padrone. Ricordami la parola d'ordine del mio ufficio. Oh, ma il padrone ha fatto giurare a Scrupp di non rivelarla mai, neanche a lui stesso. Az, perché? E ora ti sto dicendo che puoi dirmela. Oh, sì, signore. Certo, signore. Scrupp chiede perdono. È il motto della famiglia Black, padrone. Oh, sì, certo. Io... Il padrone lo ricorda, vero? Oddio. È qualcosa tipo... porca vacca, raga, non mi ricordo. Pensa qualcosa con la purezza, sempre puro, sempre puri, una roba del genere. Ha a che fare con la purezza del sangue. Allora sì, è questo. Puri per sempre, non è vero? Quasi, padrone. Sempre puri. Scrupp sospetta che il padrone lo stia mettendo alla prova. Ovviamente. Ma come il padrone sa già, in francese. Ah, certo. Ti ordino anche di pronunciarlo. Toujours. Il padrone sa che il francese di Scrupp è pessimo. Comunque, toujours pour. Ah, grazie. Non parlare mai più di questa conversazione, né con me né con altri. Certo, signore. Ora Scrupp farà del suo meglio per non disturbare il padrone.
Bella, e Rutamo, ok. Beh, ragazzi, l'effetto allora. La pozione polisucco sta svanendo. Sarà meglio che mi nasconda. Aspetta, qua che faccio? Attenzione, studenti. No. Ordino ufficialmente che la sala grande sia decorata al più presto coi nobili stendardi di Gryffindor. No. Oddio, oddio. È successo. 250 punti a Grifondoro. Ciao, andiamo via. Bella, vabbè, dai, monetizzeremo domani. Ma posso lanciare le magie? Oddio, posso lanciare magie? Ah, no. Allora, ragazzi, me la ricordavo sta cosa. Ovviamente sapete che io prima di ogni serie vado a rispolverare e a ricordare. Onda molla dietro. Appena in tempo, l'effetto sta svanendo. Ma meno male che sono rutti e non scuregge. Però mi ricordavo sta roba dei motti, perché era toujours qualcosa. E la ricollegavo alla mort toujours di Gigi Dug. Quasi non ci credo che abbia funzionato. Ora devo dire la parola d'ordine al gargoyle. Scusate, ma questi hanno accettato Tranquillamont che gli abbiamo decorato la stanza con gli standardi di Grifondoro? Vabbè. Io se fossi un serpe verde o un qualcos'altro avrei rosicato a bestia. Che poi, quanto questo avrebbe fatto... Avrebbe dovuto, insomma, far sgamare che non era realmente Black, visto che lui è un serpe verde. Che non l'avrebbe fatto mai. Ok, andiamo ragazzi nell'ufficio del preside. Quindi questa potrebbe essere una vera avventura stile Harry Potter. Ecco, come detto, questi momenti, questi... queste cose così mi piacciono, mi rievocano un certo momento dei film soprattutto e della storia del dell'opera, diciamo, no? Cioè, io divido molto, diciamo, la parte quella là tutta della ricerca dell'Horcrux e, insomma, la battaglia contro Voldemort e tutta la prima fase dove... che io apprezzo forse un po' di più, dove c'era praticamente Harry Potter, Hermione e Ron che... oltre a, sì, seguire il filone, quello che era della storia, che comunque per forza doveva essere legato al passato di Harry, a scoprire... però c'era la scoperta, c'era l'esplorazione, c'era quella che praticamente i protagonisti, i personaggi facevano insieme a noi, insieme al lettore, che comunque scopriva la scuola e il mondo di Hogwarts insieme al protagonista. Quella è la parte più bella. Quindi tutta la cosa della pozione polisucco, anche in questo caso, è una figata. Non so, è una roba mia, lo so che la sto sottolineando più volte. Certo, ti posso dire che come parola d'ordine è un po' banalotta. Cioè, come se hai messo password 1, 2, 3. Cioè, guardate dove questo ha messo la sua stanza, ma chi ce va? Una serratura. Allora, di secondo livello. Ma aspetto tanto dietro questa porta. Poi se solo i quadri potessero parlare, ci manderebbero bevuti con X. Ah, accessorio per il collo non identificato. Ah, sto diventando, tra l'altro, ragazzi, sempre più potente. È lì che devo pronunciare la parola d'ordine. Da lì ha smesso. Revelio. Allora, dove siamo? Il gargoyle dell'ufficio del preside. La scala che conduce all'ufficio è sorvegliata dal gargoyle incantato che lascia passare solo coloro che conoscono la parola d'ordine. Va bene. Sussurragliela nell'orecchio. Toujours pour. Toujours pour. Godo. Mi chiedo se tutte le famiglie di maghi d'élite abbiano un motto. Sì, ce l'hanno. Però più che altro, più che d'élite, parliamo di purezza del sangue in questo caso. Rivelami un po' qua che ci abbiamo. Il cappello parlante, vedete, viene riposto qui. Vabbè, è stata un po' una delusione quel cappello, in vero, in vero. Felice di vederti. È merito della prontezza mentale del professor Fig. E ora? Avvicinati al piedistallo nell'anticamera e leggi il libro che vedrai apparire. Cosa dovrei aspettarmi di trovare nel libro? Una storia, non posso dirti altro. Potresti riconoscerne alcuni elementi, poiché ho preso spunto da un racconto caro ai bambini del mondo magico. Immagino ci sarà altro da fare, oltre a leggere un libro. Sospetti fondati tuoi. Torna da me quando avrai finito. E per tutto questo tempo è stato qui proprio sotto gli occhi del preside. Ricevuta. Tonico per capelli, pomata per i baffi. Ok, pagato in minima parte, cifra restante da debitare al ministero. Ah, un bel personaggio, eh? Ma che è italiano, siamo sicuri? Ebbene, lui la custodiva? Dove mi trovo? Professoressa Fitzgerald, riesce a sentirmi?
Sono qui, in questo luogo. Puoi chiamarmi Niva. Ora assisterai a una storia. Presta attenzione. Non sempre le cose sono quel che sembrano. Dovrai muoverti rapidamente e con prudenza. Usa gli strumenti che incontri per trovarmi. Per prima cosa ti servirà un mantello. Il centro abitato senza farmi scoprire. Ok, va bene. Una favola nota ai bambini. In questo posto, come nella vita, la morte assume molte forme. Cerca di evitarle, costi quel che costi. Ok, stavo giusto pensando ai doni della morte, ma quelli... Che storia mi stai raccontando? Cercato di evitarli, quindi mi one-shottano. Ok. Senza fatte scoprire, ti pare facile? Ok, ma perché sta cosa, ragazzi? Ma chi so, il Cristiano Ronaldo delle fiabe. Vai. Ma non è molto difficile. Perché ci sta facendo vivere questo momento e non ci sta raccontando semplicemente la storia? Questa è una cosa che mi perprime. Ah! No, non ho mai visto. Allora, ragazzi, sapete che a proposito di stealth dovremmo sfruttare un po' di più di gusto d'oro. Una morte. Che se vela, oh, porca miseria, oh. La vela. Ma perché posso saltare? Forse, ragazzi, stiamo rivivendo la siccità. Se ci salgo, magari non mi vedranno. Ecco. Ammazza, oh, ma stavo aspettando. Brigati, Mike, ma li stai a aspettare? Eravamo già saliti, stavamo al quinto piano. Andiamo, no. Questa è la strada giusta. Non può essere. Sono invisibile. Oh, raga. Questo è il c'è il mantello, c'è la morte. Che sia quel mantello. Cioè loro adesso non mi vedono? No. Bella raga. Sembra proprio che non mi vedano. Posso provare ad avvicinarmi. Comunque i doni della morte vengono raccontati a mo' di favola, se vi ricordate. Quindi può darsi che è quello. Oh, ci potremmo sbrigare. Finalmente al sicuro. Questa deve essere la strada giusta. Ma dov'è Niv? Niv? Magari ci sta catfishando. Sei sfuggito alla morte, Tindra, ma non mi hai ancora trovata. La ricerca continua, seppur questa volta non potrai nasconderti. Vabbè, le sfondo, che ci impugna vuole? Impugna la bacchetta di fronte a te. Non sperperarne lo straordinario potere. Misteriosa? Ma posso utilizzare anche una bacchetta non mia? Sì, ma... con quale efficacia? Hai sentito un potere così? Ragazzi, e se questa dovesse essere la bacchetta di Sambuco? Un altro turno della morte? Bombarda! Olè. Abbiamo solo queste però di magie. Le altre posso inserire io o no? No, ci abbiamo solo queste. Solo non ci abbiamo magie gialle. Ma sì, Fattene sotto, va. Repulsi. Boom. Stupeficium. Ed è maledetto, ammazza quanto leva. Oh. Repulso. Descendo. Difendo. Stupeficium. Madonna. Ah, ma uccido a prima botta. Vediamo. No, non è vero. Bombarda. Bombarda, no. Non uccido a prima botta, ma è una botta che gli tiro. Ok. Secondo me è la bacchetta di Sambuco. Ma non ne riconosco. Non ci ho fatto caso alla forma. Ciao. Lupardo scuro della morte.
Oh, ma levo veramente troppo. 2000 perché l'ho mandato addosso al muro. No, vabbè, ragazzi. Bombarda, ma più che altro guardate quanto velocemente si recupera la possibilità di lanciare l'energia. Io mi ero preparato questa puntata cercando di portarvi, che ne so. Aspetta. Beh, la magia oscura no. Vabbè, però la magia oscura è la mia. Stupeficium. Pulso, boom, 2700. Beh, sono fortissimo. Sinceramente. Si combatte la morte? Bocca al lupo a me. Ah no, me ne posso andare. Sbaglio, no. Orca vacca. Non possiamo utilizzare la ruota degli strumenti. Vabbè, mi prego. Mi pare più che logico. Vai, muore, muore. Ci riproviamo, muore. Muore, 15.000. Ragazzi miei. E adesso, un difficile. 32.000. Che cacchio stai dicendo, Willy? What? Ma che cazzo? Cioè, ma voi siete pazzi. Ma voi siete impazziti. Voi siete impazziti totalus. Forza. Ancora. Morte, mi hai rotto le scatole. Deve essere per me. Una semplice pietra. E allora sì, ragazzi, sono i doni della morte. È la pietra della resurrezione. Però perché ci sta raccontando questa storia? Che a sto punto, ragazzi, forse vale la pena approfondire, no? Oltrepassa gli afflitti davanti a te. Niente come sembra. Niente come sembra. Allora, la storia dei doni della morte finisce in un modo un po' tragico, no? Due dei tre fratelli muoiono, il terzo però lascia il mantello al figlio. Era così giovane. Forse dobbiamo abbracciare la morte, è questo che ci stai raccontando. Non saremmo gli stessi senza di lei. Siete tutti che piangono qualcuno che è morto. Se fosse Isidora? Ho ricevuto un brivido. E se fosse Isidora? No, no, è cosa? È mi la preside. Ma ciò che è fatto non si può disfare. La magia della pietra può solo evocare l'ombra di ciò che era. Poi pensate, ragazzi, che questa pietra passerà di generazione in generazione tra i Serpeverde, tanto che arriverà addirittura tuttavia, a Tom Riddle. Non c'è luce senza ombra, come non c'è ombra senza luce. Solo perché possiamo dissipare l'oscurità non significa che dobbiamo farlo. E questo potrebbe essere un riferimento a Isidora, che era stata avvertita mentre assisti al mio ricordo. Sì, allora, non ce lo dimenticheremo. Quello che mi salta in mente, fatemelo dire perché sennò poi dopo è un casino, è questo, che loro erano fortemente contrari a quello che stava facendo Isidora. Cioè che, sì, è vero, tu puoi aiutarla la gente, però a che prezzo? E forse è questo quello che intende Nif. Cioè, solo perché possiamo diradare l'oscurità non è detto che dobbiamo farlo. Ho capito, però... Però devo dire che ho apprezzato di più questa prova rispetto alle altre. Isidora. Ciò che hai fatto per tuo padre è incredibile. Lo è, non è vero? E
Percival non deve preoccuparsi per i trefoli di emozioni o le tracce che questa magia lascia. Sono riuscita a trovare un modo per contenerli. Non ti sei fermata? Argento Goblin. Mi hai parlato con un goblin? Non temere, non hai idea di che cosa vogliamo contenere. Ma non abbiamo ancora idea di che effetto possano avere le emozioni, le tracce oscure. Sembra di sentire Percival. Si dà il caso che io lo sappia. Si tratta di una fonte di forza, di concentrazione. In qualche modo è in grado di rendere più potente la mia magia. Non ti seguo, Isidora. Io penso si possa controllare. Un simile potere non deve essere sottovalutato. Nelle mani sbagliate. Hai visto cosa ho fatto per mio padre? Oh, Niv, immagina il bene che potremmo fare. Tutti a questo mondo soffrono in qualche modo. Che stai facendo? Respira a fondo. Riesci a sentirla? Oh, Isidora! Questa storia deve finire. Per tutto questo tempo avete tenuto per voi questo potere perché lo temete. Io invece l'ho accolto. Vabbè, l'avevamo intuito, avevamo capito che non era la strada giusta. Dove siamo? Ah, torna alla sala delle mappe che immaginavamo. Forse ci manca un ultimo tassello. Forse potremmo trovare insieme a Sebastian. Bella prof. Ah, eccolo qua. Vedi, è vero che qualcuno ha superato le prime tre Sambacar prove. È vero, sì. Sì, è così. Ma sei così... giovane? Lo so. Lei deve essere il professor Bakar. Sì. Piacere di conoscerla. Nel ricordo che ho appena visto, Isidora stava inalando emozioni dolorose. Esatto. Stava sniffa. È stato interessante. È stato incredibile. È sembrato che le conferisse un potere e che lei sia riuscita a utilizzarlo. Ma come? Mi preoccupa vedere in te più interesse che disprezzo. Non vorrei mai rivelare dove si trova il mio pensatoio a chi, forse, deve ancora comprendere la responsabilità che si accompagna al potere. Professore, le assicuro che la comprendo. Infatti, ciò che ancora non sa è che un goblin pericoloso di nome Ranrock è entrato nel deposito del castello di Rookwood. Ha imparato a imbrigliarne il contenuto e ne ha ricavato un enorme potere che vuole usare contro il mondo magico. Non c'è tempo da perdere. Capisco. Tuttavia, la conoscenza che acquisiresti osservando i miei ricordi è troppo preziosa per poterla condividere senza alcune ulteriori considerazioni. Ho la necessità di consultarmi con gli altri custodi. Non credo di aver dato una risposta sbagliata. A quanto pare non ci resta che aspettare, per quanto sia frustrante. Ho sentito cosa hai detto a Bakar. Isidora risucchiava le emozioni per acquisire potere? Esatto. E ha estratto le emozioni alla professoressa Fitzgerald come ha fatto con suo padre, senza permesso. Mostruoso. Inoltre, ha detto che aveva trovato un modo per immagazzinare le tracce di magia che estraeva usando l'argento Goblin. I depositi? È possibile, sì. C'è una cosa che non ho avuto modo di dirle prima. Ranrock sta scavando in alcuni luoghi legati ai cinque nomi che ha trovato nei diari di un goblin esperto di metalli, un certo Gradbarb. Cinque nomi, dici? I custodi e chi altro? Isidora Morganach? Precisamente. Ecco perché è sempre un passo avanti a noi. La Gringot, la torre, il castello di Rookwood. Visto che i custodi non vogliono ancora indicarti la prossima prova, cerchiamo di tenere d'occhio Ranrock. Potrebbe condurci lui a qualche informazione in più. Forse. Spero che Lodgok mi contatti presto. Dopo le trivelle non ho più saputo niente di lui. Oh, e come avrà ormai capito, il suo piano con la pozione polisucco ha funzionato. Non avevo dubbi. Potrei solo aver esagerato nel distrarre Black. Non sapevo reggesse così poco il whisky incendiario. Un dono mortale. E quindi sì, ragazzi, abbiamo anche vissuto in prima persona il racconto dei doni della morte.
Va bene, molto più interessante. Forse potevamo approfondire un po' di più, devo essere sincero. Però l'ho capito troppo tardi, però bene o male. È una leggenda, come detto, di inganno e ripercussioni delle proprie azioni. Allora, vediamo un po' che missioni abbiamo da fare, a parte le secondarie. All'ombra della montagna. Bombarda. Beh, ce l'ho. Ho ricevuto un gufo da Sebastian. Sembra che, nonostante le nostre precedenti divergenze, abbia intenzione di riprendere la ricerca del pezzo finale del trittico. Oh.